Innanzitutto, per chi non conosce, lui è Andrea Cavalletti, che ringraziamo C'è per essere scritto. venuto qua a presentare il Tempo della Festa, che è una raccolta di saggi rari o inediti addirittura di Furio Iesi. Si collocano appunto nel periodo successivo a Spartacus Sì, e sono, insomma, vabbè, sicuramente dei saggi interessanti che toccano tutta una serie di tematiche centrali del pensiero di Iesi e che forse, oltre a risultare appunto interessanti a chi già conosce Iesi, possono essere anche, come si dice, illuminanti per chi non, per chi si approccia al pensiero di Iesi, perché in alcuni casi, come si dice, magari correggimi se sbaglio, però questa è stata un po' la mia valutazione, anche toccano alcuni temi isolandoli o comunque, insomma, permettendo un po' Sì, di è approcciarli vero. al profano. Sì, sono testi, beh, difficili in parte meno. L'idea era quando, insomma, abbiamo un po' messo insieme questo libro di presentare appunto una raccolta di saggi di Iesi, come diceva lui, rari, difficilmente reperibili o in certi casi inediti. In realtà c'è un inedito assoluto, un testo importante sul linguaggio mitologico del libro di Daniele, e poi c'è una intervista finale, un'auto-intervista, diciamo, a Iesi. E adesso vi spiego perché dico autointervista, e un saggio sulle elegie di Iduino che erano in realtà già usciti, già pubblicati come inediti. Il saggio sulle elegie di Iduino in un numero di cultura tedesca, della rivista Cultura Tedesca negli anni 90, mi pare, che avevo curato con Giorgio Agamben, e però appunto non si trova più, e l'altro invece pubblicato semplicemente in una pagina del supplemento Alias del manifesto. Vi dicevo, è una piccola auto-intervista perché in realtà, ecco, no, in realtà io quando l'ho pubblicata non conoscevo chi fosse l'autore delle domande, cioè i documenti che avevo lì trovati tra gli inediti di Iesi non permettevano, insomma, di fare una ipotesi certa sull'autore delle domande, e poi soprattutto invece facevano capire che Iesi aveva totalmente riscritto queste domande, per questo dico auto-intervista. Le aveva abbreviate, le aveva cambiate e aveva usato, insomma, diciamo, l'occasione di questa intervista proposta da una rivista pisana per fare una specie di autoritratto, insomma, in qualche modo. E poi in realtà io lo conoscevo l'autore delle domande, cioè lo conoscevo personalmente, solo che l'ho scoperto dopo, e l'avevo conosciuto a una presentazione di un libro su Foucault. Questo è un ricercatore che si chiama Giuseppe Panella della Normale. E allora appunto aveva fatto, siccome faceva il redattore di questa rivista, si era incaricato di scrivere queste domande proponendole a Iesi, però poi Iesi non aveva più mandato indietro niente, la cosa si era perduta e non si ricordava. Però, ripeto, le domande sono in realtà in buona parte di riscritte da Iesi, abbreviate, cambiate, riscritte da Iesi, in buona misura. Ecco, questa autointervista chiude il volume e è un'autointervista in cui si ricostruisce, diciamo, la biografia e la fisionomia intellettuale di Furio Iesi. Per il resto abbiamo composto cioè ho composto questo libro unendo saggi che vanno dal 1971-72, diciamo 72, al 76-77. Allora, composto saggi di Iesi, che significa? Insomma, è un'operazione un po' difficile e soprattutto non molto lecita, nel senso che Iesi ha per primo pensato la propria attività di scrittura come innanzitutto attività di composizione, no? In realtà lui è molto beniaminiano in questo, sapete, no? Poi adesso è uscito il Baudelaire di Benjamin, che una parte consistente dell'attività di ricerca di Benjamin era la composizione dei frammenti e dei materiali che lui reperiva, no? Nella biblioteca, eccetera. E quindi è una composizione molto laboriosa, no?
in cui il carteggio che lo adorna, una parte essenziale, cioè, ecco, per Iesi più o meno è così, cioè lui scriveva anche di getto. In realtà, se si lavora sugli inediti, si capisce che è una cosa abbastanza impressionante. Lui scriveva direttamente a macchina e scriveva a macchina in una forma compiuta, ma delle pagine di una difficoltà teorica impressionante. Questo lui era capace di farlo anche per le voci di, secondo le testimonianze, per le voci di enciclopedia. Lui ha scritto, ha redatto molte voci di enciclopedia dell'Enciclopedia Europea. Molte sono firmate, molte no, non solo dell'Enciclopedia Europea, perché lui aveva collaborato con la UTET, eccetera. Però, diciamo, nell'ultimo anno di vita ha lavorato molto all'Enciclopedia Europea e scriveva spesso di notte queste voci di enciclopedia. Quando non si sapeva a chi farle fare, venivano affidate direttamente a Iesi, e lui sapeva anche le date a memoria, insomma, ricostruiva genealogie, era abbastanza impressionante in questo. Però in realtà lavorava molto sulla composizione, cioè se i saggi spesso sono scritti, come dire, in una prima stesura quasi perfetta, spesso si trovano invece tra gli aneliti di Iesi molti appunti che poi cambiano, schemi diversi della composizione dei saggi, oppure appunti, in questo dico è beniaminiano, in cui si nota una prima stesura del saggio, che però non è altro che un ordine delle citazioni in qualche modo. Quindi, e poi Iesi ha, come dire, elaborato una vera e propria filosofia della composizione saggistica. Se prendete un suo libro dei più importanti, che è intitolato Materiali mitologici, nella nuova edizione, in appendice, sono pubblicate delle prefazioni o introduzioni inedite in cui appunto esplicita meglio questa idea di composizione. Quindi diciamo che i saggi di Iesi sono composizioni di citazioni, no? In buona parte, sono elaboratissime composizioni di citazioni, e poi però lui, che scriveva saggi anche in modo occasionale, no? Perché una rivista proponeva di scrivere su un certo tema, accettava un'altra ricerca, eccetera, poi però pensava questi saggi anche, diciamo, a un ordine superiore, cioè non solo come composizione di frammenti di citazione, ma anche come qualcosa che sarebbe stato a sua volta componibile. In che cosa? Nelle grandi raccolte di saggi che Iesi organizza e che sono tra i suoi libri Materiali mitologici, quello che ho appena detto, che è uno dei suoi ultimi, insieme a Cultura di destra e al Linguaggio delle pietre, e Letteratura e mito, per esempio, o Mitologia intorno all'illuminismo. Comunque alcuni dei libri più famosi di Iesi sono questi. E o il libro da cui proviene uno dei saggi poi raccolti qui, intitolato La festa, che è una antologia saggio, come lui la chiama. No? Cioè è un libro che è costruito come un saggio, in cui singoli saggi o capitoli hanno il ruolo delle citazioni all'interno di un saggio. Capite? Quindi, visto che questa è una parte importante del lavoro fondamentale, il lavoro di Iesi, prendere saggi di Iesi semplicemente perché sono poco conosciuti o rari o non pubblicati, viste le condizioni del mercato editoriale attuale pietose, eccetera, è un po' una cosa non, diciamo che è una cosa non molto lecita, no? Quindi risolvere questa impasse, insomma, ecco, diciamo che l'unica soluzione era in qualche modo esibire il fatto che questo libro non è come Materiali mitologici, non è come Letteratura e mito, non è una composizione vera e propria di saggi, no? E questo si poteva fare facendo che cosa? In qualche modo, come si poteva esibire, esplicitare questa differenza dai saggi veri e propri, dalle composizioni vere e proprie di Iesi? In qualche modo ho pensato con una serie di note, che introduttive ai singoli saggi, che in qualche modo si interpongono tra un saggio e l'altro, no? Si interpongono tra un saggio e l'altro, cioè che stanno lì dove invece Iesi avrebbe messo direttamente a contatto i singoli saggi citazione. Ecco, e che in qualche modo ricostruiscono, come dire, il percorso biografico e intellettuale, no? Che insomma sottende l'intera costruzione del libro. Ecco, percorso biografico e intellettuale che segna, come diceva prima Achille, uno dei periodi
più fecondi di Jesi. E c'è un periodo che succede la scrittura di un libro noto come Spartacus, e che è un periodo, insomma, diciamo di lavoro intensissimo, perché Jesi in questo periodo lascia Torino, si trasferisce sul lago d'Orta, lascia il lavoro, ed è un periodo di lavoro intenso e di disoccupazione in qualche modo, nel senso che Jesi ha lasciato il lavoro stabile nella redazione della casa editrice Utet, si trasferisce sul lago d'Orta, ed è un periodo che precede l'altra occupazione, che sarà quella poi universitaria, che Jesi ricoprirà a partire dalla seconda metà degli anni 70, 76 in poi, a Palermo prima e poi a Genova fino all'80. E niente, questo periodo è un periodo di scrittura intensa, in cui Jesi scrive tantissimo, in cui Jesi scrive tantissimi libri, in realtà diverse monografie su Rousseau, su Pascal, su Kierkegaard, su Rilke, su Brecht, eccetera, tantissimi saggi, alcune grandi composizioni di saggi, eccetera, che termina con la scrittura, diciamo, del libro Esoterismo e linguaggio mitologico, che era un po' un libro pronto, preparato per gli studenti che avrebbe trovato a Palermo, no? Un libro che adesso penso che all'università non si può presentare un libro del genere, perché in teoria, poi in realtà non è vero. No, dicevo, quindi è un periodo di scrittura fecondissimo, ed è un periodo che in qualche modo, insomma, come in queste note introduttive che ho messo tra i saggi si dovrebbe un po' capire, e che sono poi il prolungamento, diciamo, dell'introduzione vera e propria che precede il primo, che è mia, che precede i saggi di Jesi, insomma, e dovrebbero far capire, e che è un periodo, insomma, decisivo, perché segna che cosa? Una lunga elaborazione teorica di Jesi, che è anche un lungo confronto con il maestro Karl Kereny. Jesi era allievo di questo grande mitologo ungherese, no? Karol Kereny, amico di Thomas Mann, no? Questo grandissimo mitologo umanista, insomma, amico, che sicuramente conoscete. E naturalmente, dicevo, la fine di questo confronto è anche un compimento teorico di un modello, diciamo, che Jesi aveva messo a punto, che non aveva, che aveva, insomma, di un libro che aveva scritto ma non pubblicato, che è Spartacus, no? E che esce solo nel 2000, che resta a lungo inedito per varie ragioni, su cui poi, se volete, ci soffermeremo. E che, dicevo, però trova in questo periodo, intorno all'inizio degli anni 70, e precisamente nella lettura del Batoïe di Rimbaud, che è il saggio che apre questa syllogia, il suo compimento teorico. No, in realtà Jesi inizia in questo periodo risolvendo, come dire, i problemi aperti da Spartacus, no? Se così si può dire, adesso sono un po' preciso, però... Diciamo, e Spartacus era che cosa? Il libro che segnava la rottura definitiva con Kereny, in qualche modo. Il confronto ultimo, no? La rottura definitiva con Kereny. Ecco, quindi, poi su queste cose magari torniamo. Quindi, diciamo, si apre con questo saggio su Rimbaud, che è uno dei saggi, sicuramente uno dei saggi più belli del Novecento italiano. È un saggio incredibile. Che poi è uno dei saggi che a me aveva sempre colpito sin da quando ho iniziato da ragazzino, insomma, a leggere Jesi, e che è il saggio in cui per la prima volta viene elaborato il modello da Jesi, il modello, il cosiddetto modello della macchina mitologica. Poi a questo si uniscono altri saggi, anche di diverso taglio a volte. E comunque il primo che segue immediatamente è un altro grande testo sulla macchina mitologica, diciamo che è forse l'ultimo grande testo teorico sulla macchina, intitolato Conoscibilità dalla festa, e che proviene da quell'altra raccolta che vi ho nominato prima, intitolata La festa, che è ormai introvabile. Ecco, poi gli altri testi riguardano tutti
per questo appunto Achille aveva ragione, tutti gli interessi principali di Furio Iesi, tutti gli autori con cui Iesi si è sempre confrontato, a parte l'eccezione di Thomas Mann, insomma. E quindi Cesare Pavese, che però ho detto a parte Thomas Mann, ma in realtà, la dico in maniera un po' rozza, Cesare Pavese è in un certo senso una specie di alter ego, di una maschera di Thomas Mann per Iesi. Poi vediamo. E tant'è che il saggio che nel 68 decide la rottura, che offende tantissimo, tantissimo Chereni, che contiene alcune affermazioni che Chereni, su Chereni, che Chereni stesso giudica pesantissime, ingiuste, eccetera, è un saggio dedicato a Cesare Pavese. E quindi vi dicevo su Pavese, su Rilke, poi c'è questo saggio sul libro di Daniele, in cui per la prima volta Iesi affronta direttamente, Iesi che era di origine ebrea, affronta direttamente un tema ebraico, insomma, in cui esamina fonti anche talmudiche, anche se si tratta di un testo, insomma, strano, che segna un po' un testo dell'esilio, ecco, diciamo. E poi un saggio molto bello, mai più ripubblicato, rimasto per la prima volta nell'edizione, soltanto nella prima edizione in rivista, in Nuova Corrente, su Lukács, sul giovane Lukács, cioè sul saggio del giovane Lukács sulla povertà in spirito, che Iesi aveva tradotto insieme a Sertoli per la prima volta in italiano. Ecco, e per finire, insomma, con invece scusate, poi c'è il saggio su Rilke che vi nominavo prima, questo sulle elegie, che doveva essere una introduzione a una edizione Garzanti delle elegie duinesi tradotte da Furio Iesi e annotate da Furio Iesi. Lavoro che poi non è andato a termine per la scomparsa di Iesi, però è rimasto questo saggio introduttivo che infatti segue un po' la scansione dei grandi libri Garzanti. Appunto, segue questa scansione, ma come Iesi sapeva fare spesso, insomma, la segue apparentemente, e poi il saggio invece è molto libero e dà un'interpretazione del tutto originale delle elegie. E che è poi l'interpretazione che Iesi seguirà. Questo saggio, diciamo, eccede l'arco temporale che vi ho tratteggiato, probabilmente scritto nel periodo palermitano già, però diciamo che è la concezione, diciamo, se vogliamo datarlo teoricamente, no, risale invece al periodo immediatamente precedente. Poi la datazione non è sicura, potrebbe essere immediatamente prima, però adesso, insomma, diciamo intorno tra il 72 e il 76-77, queste sono le date dei test. Quindi sono 5 anni di lavoro intensissimo. Ecco, quindi Rilke, no, il poeta che Iesi aveva iniziato a tradurre dalla fine degli anni 50, su cui ha scritto tantissimo, a cui ha dedicato una monografia, un altro libro, in cui ha continuato a scrivere, poi ci sono saggi ancora non conosciuti su Rilke. E Pavese, l'altro autore con cui si è confrontato sin dagli anni 60, e Lukács, Rimbaud. Ecco, vi dicevo il confronto con Chereni, confronto con Chereni, che in qualche modo, la cui tappa conclusiva è in qualche modo questo Spartacus, questo libro sulla rivolta, e nella fattispecie sulla rivolta spartachista berlinese. Spartacus e Il tempo della festa comunicano strettamente, nel senso che Spartacus non è mai uscito. Iesi ha scritto questo libro nel 69, l'ha poi inviato al suo editore, che era Silva, poi l'editore non lo pubblica, ci sono varie vicissitudini, difficoltà economiche soprattutto, eccetera, dice sì, lo pubblico adesso, poi invece non lo fa, insomma, temporeggia, si perde un sacco di tempo. Iesi a un certo punto va da Silva e recupera il dattilo scritto, che era l'unica copia rimasta, che poi resta in qualche modo sepolto tra le carte di Iesi fino al... E me ne sono accorto perché se ne parlava nel carteggio, non per altro. Resta lì e non viene mai pubblicato, ma non viene mai pubblicato anche perché
Poi Jesi riprende, perché, non perché il tema fosse non più attuale, ma anzi proprio in virtù della massima attualità di quel tema per Furio Jesi, che infatti lo riprende, lo rielabora nel testo su Rimbaud, che è anche questo un saggio, per così dire, sulla rivolta. Solo che in questo caso si tratta della Comune di Parigi e nel saggio su Rimbaud, secondo quella tecnica di composizione di frammenti di cui parlavo prima, in realtà Jesi compone all'interno del saggio alcune pagine, e alcune pagine centrali, fondamentali di Spartacus, no? E usa anche un richiamo a Spartacus, in un altro capitolo, richiamando una didascalia del dramma di Brecht, Tamburi nella notte, in uno dei paragrafi del saggio su Rimbaud. E Spartacus era appunto un intero capitolo di Spartacus è dedicato a una lettura di Tamburi della notte, che come sapete è il dramma che Brecht dedica alla rivoluzione, alla rivolta spartachista. Ecco, Spartacus quindi e il saggio su Rimbaud sono, come dicevo prima, legatissimi tra loro e quindi strettamente connessi alla soluzione del rapporto conflittuale che Jesi ha avuto col suo maestro Querini. Rapporto che era iniziato nel 64, che si muove in questo per 4 anni, diciamo, con una crisi, insomma, diciamo, già alcune avvisaglie di crisi di ordine teorico e politico insieme intorno al periodo della Guerra dei 6 giorni. E che poi si risolve proprio per queste questioni nel 1968. Nel 64 Jesi contatta Querini, manda a Querini alcuni suoi saggi. In realtà Jesi è giovanissimo perché era del 1941. Querini gli risponde e inizia un dialogo, diciamo, alla pari, come già Jesi, ancora più giovane, l'aveva intrattenuto, per esempio, con Gideon, il grande storico dell'architettura e dell'archeologia, un grande archeologo e della simbologia antica, e con cui Jesi era entrato in contatto appena quindicenne, insomma, e di cui Jesi poi ha tradotto anche per Feltrinelli l'Eterno Presente. E quindi dico, inizia questo carteggio importante perché è il periodo in cui Jesi passa davvero dalla prima disciplina, insomma, l'egittologia, la scienza del mito antico alla scienza del mito moderno, cioè prende insomma un po' la fisionomia che più conosciamo, insomma, di lui, e quindi scrive, inizia a scrivere Germania Segreta, si interessa appunto delle sopravvivenze degli antichi miti, sopravvivenze distorte, straniate nella modernità, no? Quindi e lavora a Germania Segreta, dibatte con Querini i temi di Germania Segreta e soprattutto è un periodo in cui Jesi acquista questa sua fisionomia leggendo innanzitutto un testo che Querini gli invia, che è la redazione di una conferenza che Querini aveva tenuto nel 64 a Roma su che cosa? Sul mito genuino e il mito tecnicizzato. Cioè, sulle due versioni che per Jesi ci sono possibili del confronto col mito. E si può dire che dal 64 in poi tutta la meditazione di Jesi fino alla fine non è nient'altro che una meditazione su quel testo quereniano, in qualche modo. No? Che Jesi radicalizza, stravolge, di cui Jesi dà una parola. E la macchina mitologica è appunto la soluzione jesiana a quel problema posto da Querini in qualche modo. È un saggio sul mito genuino, su che cos'è il mito in realtà. Ma se noi lo leggiamo, questa conferenza, ci stupiamo abbastanza perché in realtà Querini non parla tanto del mito genuino, parla invece dell'altro aspetto del mito nominato nel titolo, che è il mito tecnicizzato. In realtà la conferenza faceva parte di un convegno era stata pronunciata in occasione di un convegno sulla tecnicizzazione, cioè parla della tecnicizzazione o della elaborazione, diciamo, del mito a fini politici. Quindi è un testo, una conferenza che Querini pronuncia per
pensando al problema per lui fondamentale dello stravolgimento degli antichi miti e dell'uso politico degli antichi miti, no? Che si era dato per esempio nel totalitarismo, no? Innanzitutto nel totalitarismo. Quindi è un testo in cui Chereni definisce la tecnicizzazione e un testo in cui, vi dicevo, non troviamo mai un esempio di che cosa sia effettivamente il mito genuino. Chereni ne parla soprattutto nel dibattito che segue la conferenza, ma troviamo innanzitutto che cosa? Un riferimento a un fatto di cronaca, di quegli anni, cioè all'episodio in cui un monaco vietnamita si diede fuoco davanti ai fotografi, ai giornalisti, per protesta, per una protesta politica contro gli americani, eccetera. Ecco, Chereni dice: quello lì non ha nulla a che fare con l'antico istituto religioso della combustione di sé, no? Di fronte del sacrificio di sé, ma è in realtà uno stravolgimento dell'antico mito e viene usato, in cui il mito viene usato per fini politici. Quindi è qualcosa che non ha nulla a che fare con l'ambito autentico della religione e del mito, non è il mito genuino, ma è una tecnicizzazione del mito, cioè l'uso del mito che per Chereni è la cosa più pericolosa che si possa fare, no? Perché su questo uso del mito, appunto, e organizzando questo uso del mito sono cresciuti, per così dire, i regimi totalitari, no? Il testo contiene una critica, in realtà di origine manniana, a George Sorel. L'esempio della tecnicizzazione del mito è il Sorel della riflessione sulla violenza, no? In cui Sorel, come sapete, equipara il mito allo sciopero generale rivoluzionario, no? Ecco, per Chereni è questa l'esempio della cattiva, del cattivo uso del mito, del cattivo rapporto col mito, ovvero della tecnicizzazione. Ora, su questo ci sarebbe anche da aprire una parentesi, nel senso che né Mann né Chereni, come dire, scendono mai in un confronto diretto e preciso e circostanziato col testo di Sorel. Come voi sapete, il testo di Sorel in realtà fa una distinzione un po' abbastanza, si potrebbe dire, vicina a quella di Chereni, tra mito genuino e mito tecnicizzato, nel senso che lo sciopero è il vero mito, mentre invece c'è un mito falso, frutto del lavoro intellettuale, che è il mito del sindacalismo riformista, eccetera, eccetera. Secondo, diciamo, lo schema bergsoniano, un po' di Sorel, si potrebbe dire che il mito sciopero, no? Il mito, come si può dire, genuino, che coincide con lo sciopero, con lo sciopero generale rivoluzionario, è dalla parte della durata, no? È dalla parte dell'intuizione, mentre invece il falso mito del progresso, eccetera, è dalla parte dell'intelletto, dell'intelligenza, eccetera. Vabbè, quindi, per dire, no? C'è in realtà anche in Sorel questa distinzione, ma Chereni non scende in un confronto diretto. In realtà lui è interessato a che cosa? Alla volgarizzazione di Sorel. Cioè lui, diciamo, potrei dire che è interessato al Sorel di Mussolini, in qualche modo, non al Sorel vero e proprio, no? Ecco, comunque, insomma, diciamo, Sorel è il modello della tecnicizzazione. Rispetto a questa tecnicizzazione, Chereni compie una mossa, vi dicevo, specialmente nel dialogo che segue, nel dibattito che segue la conferenza, e dice: io, dopo tanti anni che ho, da mitologo, fatto una cosa un po' strana e paradossale, cioè ho studiato le antiche mitologie senza mai pronunciare la parola mito, perché appunto la parola mito era pericolosa, perché il mito era stato oggetto di tecnicizzazione, no? Quindi mi ero fermato ai cosiddetti materiali, ai racconti che noi abbiamo dell'esperienza mitica, senza mai dire che cos'è il mito davvero. Ecco, adesso, dice, per la prima volta
mi trovo a uscire da questa difficoltà, cerco di uscire da questa difficoltà usando una parola ghettiana che è quella di fenomeno originario. Il mito è un fenomeno originario, un urfenomen nel senso di Goethe. Mi fermo qui, però dico che Iesi legge questa conferenza, no? E inizia da qui, insomma, un lungo confronto con Chiarini. Confronto che, vi dicevo, ha più tappe, no? Intorno al 65 si incontrano. Prima Iesi sembra un po', manifesta insomma una critica rispetto un atteggiamento critico rispetto al pensiero chiariniano. Poi si incontrano a Torino e lì c'è una sorta, quella che Iesi chiama una guarigione, cioè sembra che i due orizzonti, le sue visuali coincidano. In realtà Iesi riesce adesso a pensare lui un mito genuino, ma in un modo totalmente diverso da quello di Chiarini, si potrebbe dire. Nel 65 scrive un saggio intitolato Mito e linguaggio della collettività, che segna già nella maniera più netta la distanza da Chiarini. In che senso? Ecco, per Chiarini, vi dicevo, ci sono questi due estremi: il mito genuino, no? La pura esperienza e la coincidenza, no? con l'epifania del Dio, diciamo, l'esperienza dell'epifania del Dio, e il mito tecnicizzato. La situazione di noi oggi moderni è quella di coloro che non possono più accedere al mito genuino. Non possiamo neanche in qualche modo sapere se c'è mai stata un'esperienza vera del mito genuino, di fusione totale col Dio. Però, proprio per questo, i miti riaffiorano, no? in questa versione distorta e disponibile al loro uso politico. Ecco, vi dicevo, esiste in linea di principio l'urfenomen, ma noi, uomini comuni, non possiamo entrare in contatto con questo. Come faccio a dire che esistono? Perché, semplificandolo al massimo, ci sono alcuni che possono ancora oggi, secondo Chiarini, entrare in contatto diretto con le potenze mitiche, che è un contatto, diciamo, per cui si può usare la parola ispirazione. Chi sono questi? Sono i veri sapienti, i veri maestri, quelli che Chiarini chiama i veri maestri, cioè i poeti, no? Che sono i suoi, sono Rilke, sono Hermann Hesse, i suoi amici con cui intrattiene i carteggi, no? Thomas Mann, eccetera, eccetera. Ecco, quindi capite, c'è una situazione di questo tipo, cioè, diciamo, noi poveri mortali, la massa, insomma, è tenuta lontana dal mito, mentre ci sono alcuni eletti che possono accedere a questa esperienza mitica. E tra noi e questi eletti ci sono chi? I mitologi, Chiarini, no? Che non può avere l'esperienza diretta, però è in contatto con coloro che possono avere l'esperienza diretta e può educare gli altri. No, e in qualche modo educare significa innanzitutto difenderli rispetto alle tecnicizzazioni, dire loro che cosa il mito non è. No? Quindi c'è una operazione, no, che capite che è quella dell'umanista, no, che si difende rispetto alle, e che difende gli altri dal pericolo della tecnicizzazione, e c'è una precisa gerarchia, in qualche modo. No? Coloro, poeti, che solitari nel momento della illuminazione, dell'ispirazione, entrano in contatto col mito, e poi c'è la moltitudine, diciamo, che resta separata dall'accesso dal mito. In realtà Iesi nel 65 incontra Chiarini a Torino, dice che ha raggiunto la guarigione, sembra che le due prospettive coincidano, anche lui, diciamo, può pensare a un mito genuino. In realtà è lontanissimo ormai da Chiarini, nel senso che Iesi pensa il mito genuino come mito collettivo. Quindi non c'è, come dire, una collettività, una moltitudine separata dal mito genuino, perché il mito genuino è l'unica esperienza collettiva che è data all'uomo. No? Solo che oggi noi siamo tenuti lontani da questa esperienza. Cioè c'è un vero e proprio apparato che è fatto di sfruttamento, eccetera, eccetera, che ci tiene lontani dall'esperienza collettiva, che per noi è impossibile, che è l'antica esperienza festiva, no? Che è l'antico tempo della festa. Bene. Quindi il mito genuino non è accessibile in maniera solitaria, nell'esperienza solitaria del poeta, no?
Anzi, se c'è un'esperienza che attinge, che entra in contatto col mito, è per definizione collettiva. Anche l'esperienza del poeta, anche la poesia stessa, scrive una poesia, è un'esperienza collettiva. Però tenuta, no, in cui si tocca questa collettività, ma trattenuta entro certi limiti. Cioè, il poeta tocca l'esperienza collettiva e poi viene immediatamente richiuso in una specie di solitudine da un meccanismo che è un meccanismo sociale. Va bene? Ecco, l'idea di Iesi è che bisogna rompere con questo meccanismo e ritrovare l'esperienza collettiva. No? Quindi dicevo, in Spartacus l'esperienza collettiva è quella della rivolta. Cioè solo l'esperienza che distrugge le barriere costruite dalla società, barriere che ci isolano dal mito e dalla collettività, può far riattingere alla dimensione collettiva e genuina del mito. No? Capite che la gerarchia di Chereni così viene totalmente sovvertita, no? Non sussiste più, e anche il ruolo del mitologo cambia completamente, no? Il mitologo è uno come gli altri a questo punto, nel momento della rivolta. No? Ecco, il problema di Spartacus, poi adesso non c'entriamo eccetera, è che la rivolta però è anche questa trattenuta entro determinati confini, no, temporali. No? La rivolta viene trattenuta entro quell'istante felice e collettivo che però è solo un momento privilegiato alla fine del quale, no, si riprende quella che gli si chiama la normalizzazione del tempo, cioè il tempo scandito dagli orari del lavoro in cui tutti sono nuovamente soli, in cui non e questo questa, come dire, fine del momento della rivolta, il momento felice della rivolta, si ha attraverso il sacrificio. In realtà il tema di Spartacus è questo, cioè il modo in cui il meccanismo di normalizzazione riesce a lavorare anche nelle idee, nelle parole dei rivoltosi, e come questi finiscono, come dire, in una trappola, no? E finiscono, insomma, nella trappola che è quella del sacrificio. Il testo di Iesi è un testo che dovrebbe in qualche modo difendere da queste trappole. Per Iesi la distruzione delle barriere deve essere sempre accompagnata da un'opera di demitologizzazione, cioè di distruzione di quei dispositivi che ci fanno rientrare in maniera quasi... che ci fanno rientrare entro il tempo normalizzato, in qualche modo. Quei dispositivi che tendono a chiudere le rivolte in un unico istante privilegiato che finisce e a partire dalla fine del quale si riprende nell'assetto normale, la società riprende il suo ordinamento, il suo processo, insomma, normale. Ecco, il tempo della festa, vi dicevo, è una rielaborazione dei testi, dei temi di il tempo della festa, il saggio sulla lettura del Batto Ivre, è una rielaborazione dei temi di Spartacus, no? E è di nuovo un saggio che ha al centro la rivolta, ma che unisce a questo l'esposizione di un dispositivo, di questo meccanismo che si chiama macchina mitologica, e che è in qualche modo il meccanismo che fa che cosa? Che secondo Iesi ci fa credere che esiste un mito, no? E però in realtà non ci fa mai raggiungere questo mito. Cioè la macchina è qualcosa che allude all'esistenza di un'esperienza mitica, mentre in realtà ci consegna soltanto le mitologie, cioè i racconti di questa esperienza. Poi si può vedere meglio, però in realtà la macchina mitologica per Iesi è qualcosa che illustra il procedimento proprio del mitologo. In realtà la macchina mitologica non fa altro che riflettere ed esporre il procedimento proprio del mitologo Chereni. Cioè, in realtà è Chereni che isola un mito presunto, genuino, urfenomen, no? E dice che di questo mito si danno solo i materiali che alludono, no, alla sua esistenza, che lo raccontano, eccetera, eccetera.
Quindi in realtà il modello macchina mitologica è il confronto di Iesi col modello creniano, no? Ed è il modo in cui Iesi espone lo stesso lavoro del mitologo. Cioè il modo in cui Iesi, come dire, difende gli altri dalla normalizzazione, che è il termine che lui usa per tecnicizzazione in realtà, no? È esponendo lo stesso dispositivo che è in atto nel discorso del mitologo. No? Quindi è qualcosa che riguarda Chereni, che riguarda lo stesso Iesi, no? È qualcosa che, con cui non si può in realtà, è un meccanismo con cui non si può in realtà farla finita una volta per tutte, ma che in realtà va, ma che piuttosto va disattivato, e disattivarlo significa esporlo. In realtà Iesi usa una espressione che è in flagranti nel saggio su conoscibilità della festa, cioè dice che possiamo conoscere il funzionamento, cogliere in flagranti, è questo che può fare il mitologo, cogliere in flagranti il funzionamento della macchina mitologica. Questa espressione in flagranti è un'espressione in realtà di Chereni. Iesi, Chereni nel libro sulla religione antica, quando parlava della festa, diceva che non possiamo conoscere in flagranti l'esperienza festiva, cioè la vera esperienza del mito. No? Quindi vedete la trasposizione, no, molto intelligente di Iesi, da questa impossibilità di conoscere in flagranti l'esperienza del mito, ecco, questa impossibilità si trasforma nella possibilità di conoscere in flagranti il funzionamento del meccanismo che ci rende impossibile l'esperienza del mito. No? Quindi non si studia più il materiale mitologico come qualcosa che allude al mito, no? Si sa come Chereni che non si può studiare il mito in sé, ma non ci si ferma al materiale mitologico, no, che continuerebbe a alludere al mito, ma si studia piuttosto il meccanismo che isola mito e materiale, no? Va bene? E che isola in questo modo, abbiamo già capito che cosa, tempo mitico e tempo storico, no? Il tempo del ur fenomen, no? Il tempo segnato da questa particella, no? Ur, che significa origine, e anche archè, no? Cioè che significa ur o archè, no? Il tempo del ur fenomen o dell'archetipo, perché è un confronto anche con Jung, con anzi, vabbè. Che stavo dicendo? Che isola, insomma, il mito, tutto ciò che è segnato da questa particella ur, producendo un tempo storico normalizzato, isolato, separato dal mito. Ma quindi capite, è un modo in realtà di separare e mettere in relazione continuamente queste due estremi, no? Ecco, il problema che Iesi declina nel 72 è il problema del confronto con la macchina mitologica, no? Qual è il giusto confronto con la macchina mitologica? Si può dire, sì, esiste il mito, esiste l'esperienza mitica, si può credere a ciò che la macchina dice di contenere, cioè il mito, no? Credere all'esistenza del mito entro le pareti della macchina, come dice Iesi, no? Credere a quel quid a cui tutte le mitologie alludono, le mitologie, i materiali mitologici, i racconti sul mito sono qualcosa che sta nella parete esteriore della macchina, no? Diciamo che è la parete storica, coincidente col tempo storico, mentre all'interno della macchina c'è il tempo mitico, no? Questi racconti alludono e parlano del mito, no? Ecco, quindi si può credere a questi racconti, credere che dietro di loro esista il mito, si può negare che invece esiste il mito, qual è il giusto atteggiamento, no? Iesi dice, in realtà, credere o non credere, accettare o non accettare l'esistenza del mito, no? Ciò che la macchina mitologica suggerisse, non sono vere alternative. Colui che crede all'esistenza del mito è l'uomo della rivolta, colui che non crede all'esistenza del mito è l'uomo della rivoluzione. Qui Iesi riprende, cioè, questa differenza tra rivolta e rivoluzione che aveva articolato in Sparta, così in realtà la rivolta, la rivoluzione è un lungo processo tutto immerso nel tempo storico, no? È un processo che è fatto di avanzate, di sconfitte, no? Che avanza nel tempo storico. Questa è l'ottica rivoluzionaria.
E quindi è una processualità quella della rivolta, mentre invece la rivolta non è nel tempo storico, ma è una sospensione del tempo storico, è un accesso immediato al tempo mitico e è un istante, insomma, di vita collettiva, no? Ecco, colui che in qualche modo crede e vive il tempo mitico, no, è l'uomo della rivolta. Colui che dice il tempo mitico non c'è, c'è solo il tempo storico, è l'uomo della rivoluzione, no? Il problema è come trasformare in una rivoluzione in istante collettivo, in esperienza collettiva, e come invece trasformare la rivolta in qualcosa che non resta isolato dal tempo storico, no? Che non resta, come dire, sospeso, no? In quel momento privilegiato che però è soltanto un intervallo. Bene. Ecco, naturalmente la macchina mitologica è qualcosa che gioca su questo duplice problema, insomma. Quindi secondo Iesi non ci sono alternative rispetto al funzionario, sia il rivoltoso che il rivoluzionario fanno funzionare la macchina mitologica, che è colui che dice esiste il mito, dà retta alla macchina, no? E colui che dice il mito non esiste, cioè non è qualcosa di storicamente apprezzabile, in realtà non contraddice il funzionamento della macchina. Non contraddice la macchina, perché è appunto la macchina che isola il mito dalla storia, no? È appunto la macchina che dice il mito non è qualcosa di storico, no? Il mito è qualcosa che non ha lo stesso tenore di esistenza dei fatti storici, no? Quindi attenermi alla storia e negare l'esistenza del mito in realtà significa confermare l'esistenza del mito come qualcosa che appunto sfugge all'esistenza storica, no? Quindi non ci sono alternative, dice Iesi, se non gestuali, no? Ci sono uomini che vivono nella rivolta e uomini invece che vivono nell'orizzonte della rivoluzione, no? Ci sarebbe una terza possibilità, che è quella che Iesi enuncia qui in qualche modo, che è quella che è capace di enunciare al tempo stesso l'esistenza e la non esistenza del mito. Cioè, in realtà è la possibilità che è capace di vedere il funzionamento, di mostrare il funzionamento della macchina mitologica, no? E dire che il mito è qualcosa che esiste e al tempo stesso non esiste. Cioè che è non storico, diciamo, e che al tempo stesso produce come sua negatività la cosiddetta storia, il tempo normale storico, va bene? No? È l'atteggiamento che fa vedere come queste due, come non esistenza ed esistenza, sono in realtà strettamente collaboranti, no? E fanno funzionare la macchina mitologica. Ecco, questo atteggiamento è l'atteggiamento, diciamo, del mitologo Iesi, no? Che appunto mostra in flagranti il funzionamento della macchina. Va bene? Quindi le macchine mitologiche sono ciò che ci isola dal mito, riesco a mostrare il funzionamento della macchina, riesco in questo senso anche a sospendere questo funzionamento della macchina, a disattivarlo, diciamo, no? Perché se io nel mio discorso in qualche modo mostro la macchina che sta lavorando, no? Nel mio stesso discorso, difendo colui che ha a che fare col mio discorso rispetto al funzionamento della macchina, no? Giusto? Lo espongo. In questo senso, appunto, la macchina è qualcosa come una meccanè nel senso elderliniano, insomma, qualcosa che non sapete, no? Quello che dice Elderlin, il deus ex machina, della meccanè degli antichi, no? Non qualcosa che interviene da fuori, no? E risolve magicamente gli eventi, no? Ma qualcosa che mostra la rappresentazione stessa, no? Ecco, per Iesi la macchina mitologica è qualcosa, cioè qualcosa in cui si mostra lo stesso discorso del mitologo, no? E si disattiva, come discorso che invece, essendo inserito, essendo un discorso dell'oggi, no? Inserito nelle dinamiche dell'oggi, quindi nella stessa normalizzazione, rimetterebbe in moto l'isolamento, no? Del tempo mitico, del tempo storico, no?
Ecco, quindi non si tratta, dice Iesi, se le macchine in qualche modo ci sono dal tempo mitico, di distruggere le macchine, no, perché si riprodurrebbero come le teste dell'idra, ma di distruggere le condizioni che rendono produttive le macchine. E in questo senso dice, la soluzione è eminentemente politica. Quindi è un po' quello che vi dicevo prima. Che cosa significa? Significa che il mitologo mostra il funzionamento della macchina, no? E mostra la situazione in cui siamo, no? E questa continua separazione che ci fa rimanere in un tempo ordinario, nelle nostre solitudini, eccetera, eccetera. Mostra la macchina come meccanismo di normalizzazione, cioè come meccanismo e dispositivo di potere, innanzitutto. Mostra il funzionamento della macchina, però a questo punto il passo successivo deve essere un passo che ci mette, che è un passo eminentemente politico, e ci mette nelle condizioni di distruggere, no, le condizioni che rendono funzionanti e felici le macchine in qualche modo, no? Ecco. Quindi questo significa che il compito che l'accesso al mitico è come l'accesso al mito, scusate, è come in Spartacus, ed è come sempre Iesi, qualcosa che attiene una dimensione eminentemente politica. In Spartacus era la rivolta, no? Adesso è lo stesso, qualcosa del genere, è una distruzione politica delle condizioni che rendono produttiva la macchina. Però i due aspetti non sono separabili, cioè non c'è distruzione se non c'è esposizione del dispositivo. Quindi solo se io, distruggendo, espongo anche il dispositivo, non cado nelle trappole in cui sono caduti, per esempio, gli spartachisti. No? Che erano le trappole del sacrificio. Adesso ho fatto una confusione, mi rendo conto, incredibile. Però sì, perché voi lo sapevate già, per quello avete capito. Però... vabbè, magari ripercorriamo un po' con calma i temi, adesso magari se qualcuno vuole fare qualche domanda. Comunque, ecco, per farvi capire che cos'è il sacrificio, eccetera, allora, in Sparta, così diciamo, l'idea di Iesi è questa, cioè c'è sempre il tema della distruzione, ma non ancora articolato nel senso della macchina mitologica. Gli spartachisti in realtà si scagliano e contro i simboli del potere e distruggono i simboli del potere, no? Nella rivolta. Quindi c'è in questo un momento di conoscenza, perché si rivolgono per la prima volta contro il vero nemico, non quello contro cui si erano rivolti durante la prima guerra mondiale, no? Ma appunto il vero nemico, lo sfruttatore che l'aveva mandato a morire, a combattere, e però in qualche modo soggiacciono a una mitologia prodotta dal stesso sfruttatore, nel senso che i rivoltosi vedono il capitale, il capitalista, il nemico come un mostro disumano. No? Ecco. E questo significa produrre una separazione tra noi, combattenti, spartachisti, che siamo umani, cioè siamo leali, solidali, eccetera, eccetera, no? Con i nostri compagni e via dicendo, e d'altra parte il mostro disumano, che invece è tutto il contrario, no? Ecco, in realtà, dice Iesi, in questo senso, disumanizzando il nemico, gli spartachisti non fanno che far lavorare passivamente una mitologia prodotta da questo stesso nemico. In realtà disumano era il nemico di guerra. Cioè disumani erano i volti dei nemici travisati dalle maschere antigas, no? Nella prima guerra che aveva, nella grande guerra che aveva davvero disumanizzato gli uomini, no? E disumani erano i volti dei nemici e innanzitutto i volti dei tedeschi. Cioè i tedeschi erano stati disumanizzati dalle potenze alleate, erano stati visti come l'aggressore, il nemico disumano, eccetera, eccetera. No? Ecco, in realtà i rivoltosi rivolgono contro i loro sfruttatori questa
maschera, no? Proiettano sui loro sfruttatori questa maschera di disumanità che era stata in realtà prodotta in campo di guerra da altri sfruttatori, no? Dunque una mitologia che è in realtà una mitologia borghese, no? Che proietta un volto disumano sul nemico perché io sia, al contrario di lui, umano, cioè pronto a combattere, ad essere leale e leale fino al sacrificio, no? In realtà la proiezione, no? La proiezione di disumanità, insomma, no? Vedere il nemico come mostra Gesù umano serve a far sì che le persone siano pronte a morire, no? Il mostro di Gesù umano è uno che scappa, si dà alla fuga, tradisce i propri compagni pur di sopravvivere, per esempio, no? Colui che è umano, al contrario, è solidale con i propri compagni e anche di fronte alla fine certa non fugge, va bene? E si sacrifica. Gli spartachisti hanno introiettato questa mitologia, in realtà, no? E infatti Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht sono due persone che non fuggono quando potrebbero fuggire e si sacrificano. Ecco, con questo sacrificio si chiude la rivolta, no? Quindi la chiusura del tempo della rivolta e la restaurazione, diciamo, del tempo normalizzato si dà attraverso il sacrificio. No? Ci sono queste mitologie che lavorano internamente, no? nei rivoltosi e che li costringono in qualche modo a finire la rivolta in quella maniera. No? Ecco, e naturalmente fanno ancora parte di questa, sono coerenti con queste mitologie del sacrificio, tutte le celebrazioni, no? di Rosa Luxemburg e di Liebknecht come grandi eroi che si sono sacrificati. Infatti il modello per Iesi contro tutta questa mitologizzazione del sacrificio è il Tamburi della notte di Brecht, perché come sapete Brecht risponde, no, al mito di stampo anche espressionista, soprattutto, no, dell'eroe, con un dramma invece, come dice Iesi, comico. No, Brecht invece produce il suo eroe particolare, no, mette in scena il suo eroe particolare, che è questo Andreas Kragler, no? Sapete, no? Il combattente della Prima Guerra Mondiale che torna a Berlino, trova che la sua donna sta per essere data in sposa a un altro, che poi è uno che ha fatto dei commerci, vabbè, insomma. E a quel punto si unisce agli spartachisti e poi, quando le cose vanno male, dice, sapete che vi dico, arrivederci e grazie, me ne torna con la donna, per così dire, che era già incinta di un altro, eccetera, e volta le spalle alla rivolta. Ecco, Andreas Kragler era l'eroe che Brecht aveva, la figura che Brecht aveva tratteggiato come anti-eroe, diciamo, no? Contro l'eroe pronto al sacrificio, no? L'eroe che muore sulle barricate del teatro espressionista, va bene? Brecht non aveva ancora raggiunto il suo, non è ancora un dramma del teatro epico, non aveva ancora raggiunto la tecnica, elaborato la tecnica dello straniamento, eccetera, eccetera, per cui Brecht, come no, dice anche Iesi, dall'edizione delle sue opere, delle Der, tiene fuori questo dramma, perché il problema è che si poteva creare si poteva dare una simpatia del pubblico in senso antirivoluzionario, no? In senso antispartachista, per Kragler, che volta le spalle ai rivoltosi, no? Mentre invece Iesi riprende Tamburi la notte ed è interessato all'aspetto, come dire, di distruzione della mitologia sacrificale, no? Kragler vale volta campana, sì, serve come anti-eroe, no? Come colui che distrugge la mitologia dell'eroe. No? Quindi in Spartacus ieri si aveva proposto questo modello, no? Contro la mitologia del sacrificio, no? E elaborato questo modello,
e elaborato nel finale un modello anche teorico che doveva in qualche modo rompere con la separazione tra mito, vita e morte, mito e storia, eccetera, eccetera. Il modello che lì si chiama della doppia Sofia, adesso non c'entriamo perché è complicato. Ecco, quindi la ripresa di questi temi nella lettura del Batuir è una ripresa che sviluppa questo indirizzo già che Iesi aveva già preso in Spartacus, cioè è una ripresa che attua ancora questa non separazione tra momento della distruzione e della lotta politica e analisi mitologica. Cioè, la distruzione deve essere però non soltanto distruzione dei simboli, e Iesi ora dice non distruggere le macchine mitologiche in sé, capite? Quindi non distruggere soltanto i simboli del potere, o adesso nel 72, simboli del potere nel 1969, Spartacus, nel 72 le macchine mitologiche in sé, che si riprodurrebbero come le teste di Idra, no? Così come distruggendo quei simboli si è caduti, no? Nella mitologia borghese, no? Cioè distruggendo quei simboli perché erano simboli, erano nemici disumani, eccetera, eccetera, si è caduti in questo meccanismo che vi spiegavo prima, ma si tratta di distruggere invece le condizioni che rendono attive e funzionanti le macchine mitologiche, no? Quindi si tratta di operare politicamente e da mitologi al tempo stesso, cioè di esporre il funzionamento della macchina, cosa che gli spartachisti non erano riusciti a fare, no? Perché non avevano visto che quella mitologia stava funzionando nei loro stessi discorsi, no? E agire politicamente, no? Però le due cose non sono separabili, quindi è lo stesso atteggiamento del mitologo che diventa politico, e non c'è più differenza tra vera distruzione e studio dei miti, studio delle mitologie più che altro, no? Se la distruzione è questo e non è semplice distruzione dei simboli, semplice distruzione delle macchine, capite? Vabbè, e invece in tempo della festa c'è un modello del sacrificio, no? Modello diciamo chereniano e pavesiano del sacrificio, e c'è un'esposizione del mito del sacrificio. In realtà è una pagina piuttosto chiara in questo saggio che gli si è intitolato a Cesare Pavese 10 anni più tardi. È il saggio che gli si scrive ed è anche piuttosto bello perché ha delle pagine biografiche. Gli si torna sul suo interesse per Pavese e su quel testo scritto in realtà nel 64, pubblicato prima in rivista e poi incluso nel libro Letteratura e Mito, che tanto aveva fatto arrabbiare Chereni nel 68 e che segna la rottura tra i due. Perché? Perché in questo saggio Iesi citava a un certo punto le parole della conferenza che vi ho ricordato prima, dal mito genuino al mito tecnicizzato, dicendo che quella di Chereni in realtà è una mascheratura umanistica di qualcosa che invece ha a che fare con la logica sacrificale. In realtà l'atteggiamento di Chereni è vicino a quello dei tecnicizzatori, solo che è mascherato umanisticamente. Quindi pensate, no, che accusa durissima, no? Proprio a colui che esponeva, no, se la prendeva con Sorel, eccetera, gli viene detto no, in realtà è in questa stessa atteggiamento che si dà che cosa? Una mitologia del sacrificio oppure una religio mortis, come la chiama Iesi, no? Perché? Perché questo lo chiarisce soprattutto nel saggio su Pavese, che è qui nel tempo della festa. Perché che cos'è questa religio mortis? È appunto l'idea che si possa dare un accesso solitario al mito. Cioè ciò che Chereni chiama urfenomen è qualcosa di segnato dalla morte in realtà. No? Quello che Chereni chiama mito genuino è un mito di morte. Questa è l'idea di Iesi.
ed è un mito di morte proprio perché non ha una dimensione collettiva. Non ha una dimensione immediatamente collettiva. No? E Pavese, nel saggio che c'è qui nel Tempio della Festa, è in realtà un po' il paradigma di questa religione della morte. No? Pavese è il poeta che è in contatto con il linguaggio della natura, ossia del mito, e che a un certo punto, che però proprio per questo soffre il fatto che gli altri uomini non siano anche loro in contatto con questo, non parlino lo stesso linguaggio. No? È colui che è solo tra gli uomini e che soffre l'isolamento di sé dagli altri e l'isolamento di ognuno dagli altri, no? Che vede gli uomini soli e che per questo sa che può lui solo attingere a questo linguaggio, no? E questa è la situazione drammatica, no? Tragica del poeta, no? Qualcuno che attinge una dimensione altra e che però soffre il fatto che questa dimensione altra non è la dimensione quotidiana, è appunto altra. E per risolvere questa impasse, diciamo la tristezza di questo isolamento, dice Jesi, tra quel catalogo, no? Tra quel catalogo di miti a cui Pavese attinge, ce n'è uno solo che può risolvere questa impossibilità, ed è il mito del sacrificio. Perché il sacrificio è, quello del sacrificio è l'unico mito tra tutti i miti in cui l'uomo è in qualche modo scelto dalla collettività perché entri da solo in contatto col Dio morendo, no? Quindi è un mito che è insieme solitario e collettivo, no? Quindi per saldare collettività e accesso e condizione di colui che accede al mito, per Chiarini non è, per Pavese non è possibile nient'altro che non ha a disposizione Pavese nient'altro che questo mito del sacrificio. C'è una pagina molto molto bella, illuminante, che adesso forse vi... Ecco, vedete, l'opera di Pavese, insomma, per Jesi è iscritta tutta in questa religio mortis, perché dice, sussiste in essa un fondamentale contrasto, che è poi il contrasto tra storia e mito, eccetera. Pavese riconosceva l'esistenza di un linguaggio mitico nella natura, ma insieme credeva nell'impossibilità per l'uomo moderno di accedere ad un'esperienza collettiva del mito. Capite perché vi dicevo che la figura di Pavese è un po' una maschera, no? Di quella di Chiarini. Quando parla di Pavese, si parla di Chiarini. No. In realtà Chiarini pensa proprio questo, cioè oggi è impossibile la collettività accedere al mito, mentre alcuni possono, no? I poeti, esse, eccetera, e lo stesso Pavese, no? L'uomo moderno, sia poeta o no, può dunque avere tutt'al più rapporti individuali con le immagini mitiche, ma non come membro di una comunità. Avere rapporti con quelle immagini significa quindi essere sempre separato dalla comunità. Il poeta, per essere poeta, soggiace a un'esperienza che diviene totalizzante, si impadronisce di lui, isolandolo dalla comunità degli uomini, dalla sfera dei valori umanistici e collettivi. No? E dice Jesi, non c'è scampo, o meglio, l'unico scampo è l'accettazione di un mito che è il più spoglio di immagini, quello del sacrificio. Tra l'immenso repertorio di immagini mitologiche, è questo l'unico mito in cui l'individuo può essere solo nel suo rapporto con il linguaggio dei miti e, ciò nonostante, si congiunge con la comunità perché deve essere solo, in base a una legge che è quella della comunità. L'uomo, no? In base alla legge della comunità, deve essere solo nel momento in cui si sacrifica. Il mito del sacrificio è l'unico che consente di essere soli dinanzi al mito e in accordo con la propria comunità. In tempi nei quali l'accesso comunitario al mito è impossibile, ma il mito del sacrificio è appunto un mito di morte e il sacrificio è una morte mitica. No, per questo dice
Iesi, ho parlato nel saggio del 1964 e poi repubblicato nel 68 di una religio mortis nell'opera di Pavese e nella persona stessa di Pavese, no? Che come sapete. Ecco. Quindi in questo testo, capite, c'è una chiarissima esposizione, no, di qual è il rapporto, cioè di qual è la religio mortis, no? Di qual è, e c'è una chiara esposizione di quella che era, che appariva, no, nel saggio 68 come un'accusa a Chereni, no? Questo modello secondo cui si può credere alla separazione degli uomini dal mito e al tempo stesso all'esistenza di un ur-fenomen, no? È un modello è una mascheratura umanistica di una religio mortis. In realtà Chereni, cercando di difendere gli uomini dalla strumentalizzazione, dalla tecnicizzazione del mito, dà per scontato che gli uomini siano separati dal mito e che il mito esista separato dall'esperienza degli uomini. No? Cioè, mette in moto questo meccanismo, che è un meccanismo basato sul sacrificio, no? E che prevede che gli uomini entrino in contatto col mito solo nel sacrificio. Ed è lo stesso meccanismo in cui, nella stessa trappola, in questo modo, lo stesso dispositivo, in cui sono in qualche modo caduti gli spartachisti, no? L'accesso alla dimensione collettiva attraverso il sacrificio. No? L'idea di Iesi invece è di non separare collettività e mito. Però per non superare l'attività e mito bisogna fare quello che vi ho detto prima, cioè distruggere il meccanismo che e al tempo stesso le condizioni che rendono attivo il meccanismo che ci isola dal mito. No? Cioè significa conoscere, esporre il meccanismo e per questo distruggere le condizioni che lo rendono attivo. No? Soltanto esponendo e conoscendo il meccanismo si possono distruggere quelle condizioni, altrimenti si distrugge qualcosa che non è la condizione che non è la condizione che rende attivo il meccanismo, ma si distrugge qualcosa che è ciò che lo stesso meccanismo ci consegna come cosa da distruggere per attivare il meccanismo in qualche modo, capite? No? Cioè, se non espongo il meccanismo, la distruzione significa sacrificio. No? Per gli spartachisti è stato così. La distruzione dei simboli borghesi è passata attraverso il sacrificio, no? Ha implicato il sacrificio, no? Mentre invece l'esposizione della macchina mitologica dovrebbe in qualche modo salvarci dalla prospettiva sacrificale. Vabbè, vi leggo per 5 secondi questo inedito, poi finiamo sulla... Ecco, allora, è un inedito, in realtà è uno scartafaccio, una parte che Iesi non ha pubblicato del saggio su Pavese 10 anni più tardi, l'ha tolta perché gli dava fastidio il tratto un po' troppo autobiografico di questa lo infastidiva, eccetera. E quindi Iesi parla di cosa? Del suo primo interesse per Pavese, perché ha scritto su Pavese, perché si è interessato di Pavese. Voi sapete che Pavese, insieme a Cesare De Martino, dirigeva la Collana Viola, cosiddetta, no? Che era la collana che pubblicava, traduceva in italiano, per esempio, il secondo libro di Chereni tradotto in italiano è quello con Chereni e... Cosa? Anche le Virbulle. Esatto, anche le Virbulle. Infatti mettevano insieme, no? Scuole diverse, cioè c'erano... E come disse una volta, no? Nelle lettere a Iesi, Chereni, no? Mettevano insieme delle persone che se fossero trovate nella stessa stanza sarebbe prese a sediate in testa. E quindi c'era questo modo di procedere, no? Da un lato c'era De Martino, uomo insomma di una certa sinistra, dall'altro Pavese, come dire, di mentalità più aperta, più libera, e un geniale mitologo non professionista, diciamo,
E poi sapete che la collana viola aveva sempre una prefazione in cui spesso si metteva, era una collana della casa editrice Einaudi, cioè la casa editrice del Partito Comunista Italiano, no? Per il quale tutta quella produzione era una produzione segnata, diciamo, per dirla con Lukács della distruzione della ragione, no? Di razionalismo, quindi pericoloso, cioè parlare di miti. E quindi si metteva di solito una introduzione, una prefazione che doveva mettere in guardia il lettore rispetto al prodotto che la casa editrice stava consegnando, no? Con tanti paradossi, per cui a un certo punto si faceva scrivere l'introduzione che doveva mettere in guardia rispetto a un poveretto di mitologo che non aveva fatto niente di male, però era scritta da un ex fascista che poi era diventato, cioè, paradossi di questo tipo. Allora, vabbè, quindi sta parlando dell'interesse per Pavese e per l'interesse per i rapporti di Pavese con il mito. Dice non ci si era molto interessati del Pavese, appunto, della collana viola, della promotore di iniziative culturali attinenti alla cosiddetta scienza del mito. Ci fu però una svolta più netta e più brusca, direi, non solo negli studi su Pavese e il mito, ma in generale in tutta la critica pavesiana. La prima testimonianza concreta di questo rinnovamento, sia pure sperimentale, provvisoria, tutt'altro che omogenea e perfettamente coerente, fu la raccolta di studi pubblicata nel dicembre del 64 come fascicolo della rivista Sigma, dedicato a Pavese. Era la prima volta che una rivista letteraria in Italia raccogliesse 12 studiosi perché affrontassero sotto diversi punti di vista l'opera di Pavese. Per arrivare a questo erano dovuti trascorrere 14 anni dalla sua morte. Si noti bene, 14 anni dalla morte non di un artista che morì oscuro e fu poi riscoperto, ma 14 anni dalla morte di un artista che, quando aveva voluto morire, era al culmine della sua celebrità, ormai giunta alla sorte dello scrittore di grande rilievo pubblico, premiato, consacrato, ufficiale. Questo ricordo ha un senso, sul quale ritorneremo, perché ci troveremo a fare i conti con la situazione culturale da cui scaturivano le sue ragioni, quando dovremo accennare alla risonanza, al sommovimento delle acque provocati in quella stessa situazione dalla raccolta di studi del 64 di cui dicevamo. Io stesso sono stato uno dei 12 autori di quel saggio su Pavese. Devo però aggiungere che non ebbi alcuna parte nelle discussioni che portarono alla preparazione di tale raccolta. L'unico mio metodo, se così si può dire, consiste nell'aver risposto affermativamente alla telefonata di un amico, con il quale mi chiedeva di contribuire al fascicolo della rivista con un saggio su Pavese che rientrasse nell'ambito dei miei lavori sulle religioni antiche, sul mito, su certi argomenti etnologici. Ebbe origine in questo modo assolutamente occasionale il mio primo scritto su Pavese, il saggio intitolato Cesare Pavese, il mito e la scienza del mito, di cui vi parlavo prima, che fece tanto arrabbiare Carini. Non ero un italianista, non ero neppure a rigor di termini un critico letterario, ero uno studioso di materiali mitologici. Ero anche, questo poteva avere una certa importanza, un discepolo di Károly Kereny, il quale, grande studioso di mitologie, da cui Pavese era stato affascinato e che Pavese aveva contribuito in modo determinante a far conoscere in Italia. Se oggi ripenso alla serata torinese del dicembre 64, in cui fu presentato il fascicolo della rivista Sigma, dedicato a Pavese, non posso dimenticare che andai a quella riunione un po' da estraneo, come che aveva partecipato un po' per caso alla composizione del fascicolo, da specialista di un settore tradizionalmente marginale, e si ritrovava in mezzo a persone ben più abituate a frequentare ufficialmente l'opera di Pavese, sia come critici letterari, sia come addirittura coetanei ed amici dello scrittore. C'erano Guglielminetti, Forti, eccetera. Tanto più, quindi, fui stupito dal fatto che quella serata divenisse, come ebbe a dire uno dei presentatori, la mia beneficiata, poiché i vari relatori insistevano, in modo particolare, sulla necessità e sulla utilità di rinnovare la critica pavesiana dal punto di vista del mito e della scienza del mito, dunque dal punto di vista mio proprio. Conseguenza diretta di quell'interesse per il mio intervento da mitologo sull'opera pavesiana fu il fatto che poco dopo Einaudi mi incaricò di scrivere un saggio che servisse da introduzione alla nuova edizione dei 3 romanzi raccolti sotto il titolo La Bella Estate, e mi chiese poi di partecipare, sempre nella mia qualità di mitologo, alla presentazione del volume delle lettere di Pavese scritte dal 45 al 50.
Nacquero così nel 66 i miei due saggi intitolati Cesare Pavese, dal mito alla scienza del mito, dal mito della festa al mito del sacrificio. Il tema della festa, vi dicevo, è un tema careniano e pavesiano, no? Quella di Pavese, insomma, è la letteratura dell'impossibilità dell'esperienza della festa, no? Questi ragazzi, no, che girano tutta la notte, no? Perché dice gli si fanno qualcosa, riproducono insomma un atteggiamento di veglia quasi estenuante, che era nell'antica religione il preludio all'esperienza mitica, solo che lì non c'è l'esperienza mitica, c'è solo un falso preludio, no? Stare svegli tutta la notte senza che l'esperienza, senza che si dia la festa, senza che si dia la festa, cioè cosa? Senza che si dia l'esperienza collettiva del mito, perché questo è la festa. No? Il momento in cui l'epifania del Dio e collettività coincidono. E l'altro saggio, Lettere di Cesare Pavese, una confessione nei peccati. E mi trovai in questo modo ad essere quasi d'improvviso uno specialista di Pavese, non di un certo aspetto marginale dello scrittore, ma dell'essenza stessa della sua opera, già che il problema dei rapporti fra Pavese e il mito e la scienza del mito risultava ormai quasi il problema per eccellenza della critica pavesiana. Come detto, ne fui inizialmente stupito, piacevolmente stupito, certo, ma non si trattava solo di una sorpresa piacevole. Scoprire che il mio personale itinerario, lungo strade diverse da quelle della critica letteraria, strade che mi avevano portato attraverso la papirologia, l'egittologia, l'archeologia, la storia delle religioni, scoprire che queste strade, senza che potessi prevederlo, mi avevano condotto nel cuore della critica pavesiana, fu una sorta di ritorno all'infanzia. Arrivando a parlare da mitologo, fra i cosiddetti letterati puri, e accorgendomi che quei letterati puri mi davano retta, parlando da mitologo di un poeta scomparso e quasi scomparso nel mito, fra letterati puri che erano specialisti di quel poeta, ma che esitavano a seguirlo nelle sue contrade mitologiche, ebbi la precisa impressione di identificarmi con il personaggio di una poesia di Pavese, celeberrima, intitolata I mari del sud. È la poesia in cui Pavese si finge bambino e poi bambino cresciuto in rapporto con un lontano cugino emigrante. Del cugino non si sa più nulla per molto tempo. Poi, alla famiglia rimasta al paese, arriva un giorno una cartolina dall'altra parte del mondo. È il cugino emigrato che si è ricordato di casa e manda gli auguri per la buona vendemmia. Stupore di tutti al paese. Solo il bambino cresciuto, che fa collezione di francobolli e che non ha mai conosciuto quello strano cugino, riconosce il francobollo della cartolina e spiega ai parenti che il cugino scrive dalla Tasmania, un'isola a sud dell'Australia, e aggiunge, avendo letto i romanzi di Salgari, che certo il cugino laggiù fa il pescatore di perle. Ecco, la mia impressione 10 anni fa è stata questa. Mi è sembrato di spiegare, come quel bambino cresciuto, ai parenti rimasti a casa, ai letterati puri, che i libri di Pavese erano una cartolina spedita da un'isola lontana e circondata dal mare del mito, e che in quel mare egli probabilmente faceva il pescatore di perle e incontrava gli squali. Poi continua. Però, insomma, è una pagina molto bella, no? Che poi lui ha escluso invece una cosa che noi abbiamo rispettato, insomma, non l'abbiamo reinclusa nella. Lui scrive a Gianni Venturi, che è appunto il motivo per cui esclude questa pagina. Ecco, capite, insomma, Pavese era questa persona che pescava perle e incontrava gli squali, no? Al tempo stesso. Per cui la figura, insomma, di Pavese coincide con quella di Careni e coincide col modello del confronto col mito, no? Modello rispetto al quale Jesi non si è mai allontanato, no? Ma ha sempre combattuto e anzi ha costruito questo paradigma interpretativo della macchina mitologica, no? Per esporre il suo stesso modo di procedere, no? Nella macchina mitologica sono i saggi stessi che si mostrano, no? Che si espongono. Così come d'altra parte, questo discorso è coerente con quella filosofia della composizione di cui parlavo all'inizio, perché nella composizione dei libri, del libro, i saggi si espongono come materiali, sono esposti come citazioni. Ecco, un'indicazione fondamentale che Jesi ha sempre dato è questa: non pensare a ciò che scrivo, ma a pensare a come lo scrivo.
Quindi è un'indicazione ad essere attenti innanzitutto all'operazione attraverso cui, no, che è messa in atto dallo stesso mitologo. E la mitologia di Iesi è in qualche modo un'autoesposizione, no, della, un tentativo di autoesposizione continua e di continua per questa disattivazione della macchina mitologica che parla in noi, no? Che ci parla. A me piacerebbe se potessi aggiungere qualcosa magari sul tema della ricezione di Iesi, che vabbè, deve essere enorme, però sei colui che incarna in qualche modo... La ricezione di Iesi. No, nel senso che, come ci insegna Benjamin, la ricezione ci dice molto politicamente di un autore, no? Sì. Quindi, no, per chiedere innanzitutto, in vita Iesi com'era, perché insomma... In vita com'era recepito quello che lui è riuscito a pubblicare? Sì, e poi, sì. Se c'è una storia della ricezione che... Beh, in vita com'era recepito è un po' difficile dire, nel senso che alcuni libri importantissimi, a cui ho lavorato tantissimo, sono stati letti poco, per esempio il Kierkegaard. Il libro su Kierkegaard è un libro su cui lui è un libro sul rapporto maestro-allievo, su cui ho lavorato tantissimo, ma è stato poco letto, poco capito dalle persone a cui lui l'ha mandato. In realtà, no? Ci sono lettere di gente che dice, per esempio, l'ha mandato Sergio Quinzio, a un certo punto, per motivi, e che risponde dice, non ci capisco niente. E però non solo, no? Adesso... E però quello è un libro che ha avuto una diffusione minima perché era un piccolo editore, esperienza. Ecco, io si è lavorato anche per piccoli editori. Poi ha scritto... come sapete, per questa collana di Ubaldini che si chiama Che cosa veramente detto, queste monografie bellissime, no? Su Pascal, Rousseau, e poi ci sono anche libri che erano sicuramente più diffusi, tipo Brecht e Rilke della Nuova Italia, del Castoro, che erano. E un libro sicuramente molto, molto letto è Letteratura e mito. Quello è stato un libro che ha avuto subito una grande ricezione e che mi ricordo quando io ero ragazzo ancora c'erano professori che lo facevano leggere al liceo, insomma era un libro che aveva segnato quell'epoca. Non si può dire la stessa cosa per Materiali mitologici del 79, che invece non ha avuto ristampe fino al 2001, insomma, in qualche modo che Einaudi avrebbe lasciato quasi andare, se non ci fosse stata una ripresa di interesse per Iesi. Però è stato in qualche modo colpevolmente abbandonato, cioè... Per noi è come, in Italia Iesi è come se fosse un Foucault in Francia, no? E le sue carte erano lì abbandonate, ci sono andato io, facevo il dottorato su un altro argomento, fra l'altro, perché mi interessava, perché da ragazzo mi interessava, avevo letto il saggio sulla lettura del dottor Iver, ero rimasto fissato in qualche modo. Però, quindi questa è la ricezione che però dopo dalla... avuto, insomma, c'è stata una ristampa, poi dei libri anche avevano invece avuto una certa risonanza, oltre alla Letteratura e mito, sicuramente Cultura di destra, quello è stato ristampato, adesso poi perché è riuscito ultimamente, allora anche quello era un libro che aveva prodotto un forte rifiuto anche, no? Io conosco delle persone che avevano detto, ah, io quello è un libro orrendo, l'ho buttato sopra, perché era un periodo, cioè... Sapete, lì si interviene, cioè nella nuova edizione c'è una intervista che era apparsa sull'Espresso, un'intervista a Iesi, pubblicata in appendice, in cui parla di che cos'è destra e sinistra secondo lui, no? Ecco, quella intervista, poi ce n'è un'altra che voi trovate, più o meno simile, che trovate nell'archivio online della stampa, sapete che la stampa ha l'archivio storico online. Cercate, Furio Iesi compaiono un po' di cose, dei suoi articoli che aveva scritto per la pagina della cultura, verso la fine, e poi questa intervista. Però quella che abbiamo ripubblicato nell'edizione Nottetempo e Cultura di Destra era apparsa nell'Espresso in un ampio servizio sul problema destra e sinistra, in cui prendeva la parola, per esempio, Umberto Eco, avanzando insomma la teoria per la prima volta del superamento insomma delle categorie, delle vecchie categorie di destra e sinistra, no? Ecco, questa è stata un po' l'idea vincitrice in qualche modo, e quelli che si erano un po' rifatti a questa idea non sopportavano, no,
cultura di destra, perché sembrava ancora un libro che indicava la vecchia differenza destra e sinistra, eccetera. In realtà gli si dice che non c'è differenza tra destra e sinistra in Italia, nel senso che non c'è una sinistra in Italia, no? In questo senso. E questo lo diceva nell'intervista. Però ecco, anche nella ripubblicazione degli anni, quando c'è stata una ripubblicazione del libro nei primi anni 90, 93, 94, uscì un'intervista a Cacciari che diceva no, il libro è superato, eccetera, eccetera. E no, poi dopo la ricezione, quella insomma un po' più che conosciamo è questa nel... Sai, poi gli ultimi saggi, anche per esempio Esoterismo e linguaggio mitologico, è un libro che non ha letto nessuno, nel senso che non l'ha letto nessuno allora, l'hanno letto, cioè non l'ha letto nessuno, l'ha letto in pochi, e anche la ristampa Quadribet ha venduto pochissimo, non so se per problemi dell'editore, distribuzione, eccetera, però boh, probabilmente sì, probabilmente per questo. Spartacus è il libro che ha venduto di più, e questi loro, questi forse dipende dagli editori in gran parte, non lo so, dipende dagli editori. C'era stata una riedizione, diciamo, di libri postumi, c'era stata una riedizione di Germania Segreta, sempre fatta da Navi Russa, e poi si parla delle cose che sono iniziate negli anni, fine degli anni 90, con la ripubblicazione, con la edizione del Carteggio, con Kereni, che era uscita per Quadribet. Subito prima la lettura del Botto Ivr, che era quando è stata fondata la casa editrice Quadribet, c'era poi Agamben, eccetera, io avevo proposto di fare questo saggio, insomma, perché si pensava di fare poi una collanina di piccoli libretti saggio, insomma, così, che poi non è andata avanti. E dopo di quello Spartacus, e poi da Spartacus Boringhieri ha ripubblicato i libri e così. Il numero monografico di Riga, e il libro di Manera, la monografia di Manera, e sì, e poi una serie di saggi, una riscoperta, insomma, intorno a... ogni tanto, insomma, c'è un po' di movimento intorno a Iesi. Poi no, c'è una ricezione anche all'estero adesso. Sì, perché ci sono traduzioni ci sono state già allora, quando io ero vivo, traduzioni spagnole in realtà, di Mito, una portoghese anche di Mito, una traduzione di Cultura di Destra in tedesco, però quella già postuma, e poi no, niente, adesso è stato tradotto Spartacus e basta. No, ma poi in realtà quando i libri lì sono stati tirati fuori, ha avuto un sacco di recensioni, eccetera. Miss Spartacus è un libro che è stato recensito tantissimo, che ha, nel periodo, poi era periodo post Genova, no? Post Genova. Quindi c'era anche questa motivo, insomma. E così anche per il Carteggio, già prima il Carteggio aveva avuto non un successo di vendite, diciamo, perché, però è stato molto, se ne era parlato molto, ecco. Questo così. Il Carteggio adesso anche mi sa che è abbastanza introvabile. Mito e mistero. Demone e mito si chiama. Demone e mito, dove demone è il termine, insomma, che Iesi poi usa, ma è un termine che vale nell'accezione goethiana, anche questo nei colloqui con Eckermann, cioè di forza che magicamente si impossessa dell'uomo, e quindi è un po' il contrario del mito genuino, il demone, l'aspetto oscuro del mito. Sì, solo una rapida, ovviamente non può non venire in mente il nome di Beniamin rispetto alla macchina mitologica come tu l'hai descritta, e mi chiedevo, il fatto che nel tempo della festa Iesi lo cita, se però in realtà Iesi, perché via Iesi è arrivato a teorizzare una macchina mitologica presumibilmente indipendentemente da Beniamin, la lettura di Beniamin è arrivata dopo, ed è questo che è particolarmente stupefacente, non so se confermi questo e poi... No, la lettura di Benjamin non è arrivata dopo, nel senso, però non è direttamente, cioè in realtà lui lo cita nell'inconoscibilità della festa, ma non è direttamente legata in maniera così diretta all'elaborazione del modello, direi, è abbastanza autonoma, è piuttosto un'elaborazione a partire da... Perché io pensavo al saggio sulla critica della violenza. È un saggio che Iesi legge, a cui Iesi
Sì, ma lo sai, dai, cioè, no, è una finta domanda, nel senso lo sa benissimo, quindi si ne parla nell'introduzione all'esoterismo e linguaggio mitologico, lo cita ampiamente, però già prima, insomma, poi sai, aveva letto anche il saggio di Agamben sulla critica e violenza, quello che il saggio non è mai più ripubblicato. Ah, nel 70. Sì, quello lì. Che l'aveva letto perché Agamben gliel'aveva inviato e lo cita nella introduzione alla come si chiama il libro, adesso mi viene in mente, scusate, c'è un libro che si è scritto per il liceo intitolato La vera terra, che è un'antologia di letteratura greca con il commento eccetera, che ha un'introduzione di Georges Mézil, tanto per dire, e lì cita il saggio sulla violenza di Agamben. No, vabbè, però insomma l'interesse per Benjamin è lui negli anni 70, quando scrive all'inizio degli anni 70, scrive queste monografie su Rousseau, cioè, propone una monografia su Benjamin a Ubaldini, che però Ubaldini non accetta in quel momento. Quindi no, il confronto con Benjamin è dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, strettissimo. Poi, ovviamente, poi si interessava di Brecht, quindi... Sì, ha citato sorella, un'altra questione. Cioè... Esatto. Sì, infatti, lì bisognerebbe un po' dire qualcosa sul rapporto di Jesi con la citazione, con la critica di sorella di Thomas Mann. E poi Benjamin continuamente quella del dottor Faustus, cioè. Sì, ci torna continuamente. No, e poi Benjamin è importantissimo per il Bachofen, per l'interesse del Bachofen, che dalla fine degli anni 60, no, lui si mette a tradurre Bachofen e lì è interesse, e l'atteggiamento è in qualche modo beniaminiano rispetto a Klages e a, insomma, la destra della Georg eccetera. E però sai che invece lui riscrive, no? Scrive questo lungo saggio di più di 100 pagine che poi abbiamo pubblicato come libro, il Bachofen, e poi però Einaudi non lo accetta, allora lui lo riprende indietro e scrive un'introduzione più breve, un po' strana, in cui cerca, sembra anche un po' prendere le distanze da Benjamin, mettere in guardia rispetto alla lettura benjaminiana. Anche questo è un libro difficile da tenere. Il Bachofen? Ma non lo so se non... Sapete, adesso gli editori in realtà mandano al macero i libri non venduti li mandano al macero e ne tengono una, secondo loro rimane una quantità di libri che dovrebbe assicurare la disponibilità, quindi in teoria c'è, però è un'edizione del 2006, credo, sì, perché ero appena arrivato a Bollati, del 2006, dei Bollati Boringhieri ci deve essere. Quello è uno dei saggi, forse è il saggio più bello di Benjamin, di Jesi, secondo me. Ti volevo chiedere invece il rapporto, insomma, tra la tua produzione e Jesi. Vabbè, io ho imparato tutto, nel senso che ho lavorato sulle carte di Jesi, il che significa sulle lettere. Quindi ho letto, ma è stato bellissimo, perché entri proprio dentro un laboratorio, cioè le cose... che ho imparato sono state quelle. Avevo lavorato già prima un po' su Bettini, su Sergio Bettini, lavorando un po' però lì c'erano, l'archivio era un po' chiuso, invece qua ho avuto tutto a disposizione, quindi ti immergi completamente in una, quindi sono stati anni in cui sapevo le lettere di Jesi a memoria, cioè nel senso ti entra anche nel vocabolario, non so come dire, poi quindi per me è stata una cosa importantissima, cioè da ragazzino mi piaceva, poi per una serie di casi ho avuto in mano le sue carte per primo e ho potuto lavorarci liberamente e quindi ho imparato tutto da lì, insomma, si può dire che ho imparato moltissimo e questo ovviamente ha condizionato i miei lavori anche adesso, anche il libro che sto facendo adesso è jesiano in un certo senso, è sul problema della morte, sul mito della morte eccetera, quindi è jesiano, si può dire. E l'altro suggestione lì era un libro su un testo di cui Jesi anche parla, no? Di Thomas Mann, vabbè.
E ovviamente la tecnicizzazione del mito o la macchina mitologica ha un, sempre di suggestione, è una macchina ipnotica in qualche modo. La tecnicizzazione è sempre suggestione, sono sempre meccanismi dispositivi di suggestione. Questo lo dice anche Iesia. Ed ipnosi, insomma. Che nella lunghissima prefazione della prima parte di Critica della vita quotidiana di Henri Lefebvre, che tra l'altro è introvabile, non abbiamo nemmeno la seconda parte, edita per Dedalo del 77, mi sembra che ci siano delle analogie sulla riflessione che fa Iesi su Spartacus, riguardo alla roba di Brecht, riguardo al teatro di Brecht. Mi sembra di aver avuto degli echi su quello che tu dicevi appunto prima su. Potrei anche può darsi, adesso non ricordo. Infatti poi è anche introvabile come edizione, però mi è sembrato di avere insomma una piccola nota. Grazie. Una domanda invece è una risposta un po' complicata, ma dopo questo disvelo della macchina, cioè secondo te, con la tua analisi, che ho avuto modo di lavorare, poi esiste un punto di arrivo o è solo quello, solo il lavoro da fare? No, diciamo, questo è sì. No, questo è il lavoro da fare per Iesi, nel senso lavorare sul materiale e mostrare la macchina mitologica, no? Però, sai, questo qui è anche un lavoro, nel senso c'è un saggio intitolato Gastronomia mitologica in materiali mitologici, è un lavoro anche poi di mitizzazione dello stesso modello, perché la macchina mitologica ricomincia a lavorare nel momento in cui si presenta come modello e come oggetto di studio privilegiato. Quindi c'è questo saggio che è una specie di presa di distanza, di ironia anche rispetto al modello. Poi lo sviluppo del lavoro di Iesi c'è, non è che si ferma lì. E c'è tutto un altro grande cantiere che è coerente con il modello della macchina, ma che è un avanzamento su un altro fronte, e un fronte beneminiano, e che è quello della traduzione, del rapporto tra filosofia e mitologia e traduzione. Nella introduzione di cui parlavamo prima a esoterismo e linguaggio mitologico, a un certo punto si dice che la solo concetto per cui si può usare la parola mito, quindi Chereni aveva detto, no? Posso usare la parola mito solo nel senso dell'urfenomen ghetiano, quindi vedete Iesi in qualche modo mima, no? Il saggio delle parole di riprende le parole di Chereni, un atteggiamento suo tipico, è che cosa però non un fenomeno ghettiano, ma la pura lingua di Benjamin, no? Quindi il mito genuino coincide con la pura lingua, no? Questo però significa che la mitologia è che cosa? È il movimento linguistico della traduzione, no? Quindi c'è tutto un problema del rapporto tra scienza del mito, scienza della mitologia, scienza della traduzione, eccetera. E questo è il laboratorio però che Iesi ha aperto, su cui doveva scrivere un altro libro e che non ha chiuso perché è morto. Sì. E su questo però ci sono dei saggi e infatti io dovrei adesso finalmente comporre un nuovo libro che è questo, insomma, di questi saggi inediti, quest'ultimo laboratorio di Iesi sulla traduzione. Poi ci sono anche altri inediti importanti ancora. Allora, non ce ne sono ancora tanti, però ce ne sono ancora importanti che sono saltati fuori pochi mesi fa, inaspettatamente, grazie a un furto a casa di Marta, per cui grazie Ladri, lei ha trovato a casa nel garage, grazie Ladri è saltato fuori un vecchio scatolone che sembrava disperso, dei quaderni che Iesi aveva scritto in Grecia, nei viaggi in Grecia, quindi sono una serie di quaderni manoscritti questa volta, perché in realtà gli inediti sono tutti dati lo scritto, lui scriveva quasi sempre a macchina, parte qualcosa, e invece questi sono i quaderni manoscritti in cui c'è una rielaborazione del saggio sulle connessioni archetipiche, c'è uno sviluppo, un nuovo libro dopo quello sulla ceramica egizia, c'è uno sulla ceramica islamica dedicato a Gideon, insomma c'è una... E poi ci sarebbe il carteggio, ampliare il carteggio intendo non con Chereni soltanto, ma che è molto bello.